l'importanza della nostra conferenza stampa di oggi ha a che fare con un argomento che praticamente sono le circoscrizioni, cioè il parlamentino politico, che sono praticamente quasi inesistenti da un punto di vista dell'azione concreta, per cui per noi sarebbe importante non chiuderle come in realtà insomma si è detto più e più volte, ma rivitalizzarle perché diventino un punto centrale di incontro delle esigenze di tutti i rioni del territorio, e solo in questo modo ovviamente il comune avrà occasione di avere il dettaglio di quello che può succedere nei rioni da un punto di vista, che ne so, delle cose più concrete, marciapiedi rotti, cose da sistemare, ma anche e soprattutto da un punto di vista del sociale, perché il degrado in generale e anche da un punto di vista umano soprattutto già c'era a suo tempo in alcune zone di Trieste, ai noi, in questo periodo qui dopo un anno di chiusura abbiamo visto che il degrado è totale, perché c'è disorientamento, depressione, mancanza di luoghi di incontro, socialità assente. Non è casuale la scelta di fare oggi una conferenza stampa tutta al femminile, dedicata alle donne e di futura, ma approfitto per dedicarle a tutte le donne. Ieri era la festa dell'8 marzo, ribadisco un concetto, le donne devono essere valorizzate per la loro capacità, la loro professionalità, per la loro bravura. Ecco, credo che il più grande sgarro che hanno patito dal punto di vista politico è stata quell'orribile scelta delle quote rosa. Bene, futura valorizzerà le proprie donne, insisterà affinché le donne abbiano sempre più ruolo all'interno della politica, affinché possano dimostrare però la loro professionalità, la loro capacità e la loro bravura, non per altri tipi.